È la finale, la partita più attesa, da non sbagliare. In palio un trofeo che può valere la stagione. Non poteva esserci una cornice migliore di Wembley davvero per questa sfida. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Siamo all'epilogo di questo fantastico torneo. Sono rimaste in due e vogliono portarsi a casa la Coppa. Sfida che mette contro Italia e Germania. Torneo dal grande fascino, questa Coppa internazionale. Ha saputo regalarci emozioni forti nei turni precedenti e sono sicuro che la partita di oggi non farà eccezione. È una finale, come in tutte le partite che valgono un trofeo. Entrambe le squadre scenderanno in campo con il coltello tra i denti per imporsi e portare a casa il trofeo. Questi gli 11 scelti per il match di oggi. Gigio Donnarumma tra i pali, difesa affidata a Bonucci con Chiellini, Verratti insieme a Giorginio al centrocampo e Ciro Immobile schierato come unica punta. L'Italia sarà protagonista di quella che è stata definita la partita del secolo, battendo la Germania nella semifinale del Mondiale in Messico 4-3 dopo i supplementari nel 1970. E pensa Pierluigi che è stata apposta una targa fuori dallo stadio Azteca a ricordo proprio di quella partita. Germania che parte con questi 11, come ci mostra la grafica in sola impressione. In porta c'è Manuel Neuer, in difesa gioca Hummels con Ginter, Goretzka insieme a Kimmich in mediana e un solo riferimento offensivo in avanti. Campionato europeo, ma ora ci siamo. Oggi sapremo chi si porterà a casa il trofeo. È un match da far tremare le gambe anche a giocatori abituati a palcoscenici internazionali. Serviranno testa e cuore per non lasciarsi sopraffare dalla pressione. L'Italia perde palla. Kimmich, Goretzka, apre il gioco, Müller, servito a Thomas Müller, Gnabry, può andare, continua il possesso palla, potrebbe crossare, Müller, ha il pallone del possibile vantaggio, partita che si sblocca in questa finale. Gol dal peso specifico importantissimo che consente loro di avere in mano il pallino di gioco. Ora tocca alla squadra avversaria fare la partita per cercare il pareggio. Gol che merita di essere rivisto per apprezzare meglio il giro palla prolungato in attesa del momento giusto. Ne è venuta fuori una conclusione sul primo palo che non ha lasciato scampo al portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Berardi interviene con decisione spedendo il pallone in out. Berardi, c'è il fischio dell'arbitro e c'è la bandierina per il fuorigioco. Gosens, Emre Can, pallone per Kimmich, palla per Werner, tocco per Müller, continua il tiki taka alla ricerca del momento giusto, difende bene il pallone, muovono bene il pallone, sale Müller. Da lì può andare col cross. Ha perso il pallone.
Sfuma l'azione degli azzurri. Grande tempestività di questo intervento. Marco Verratti. Berardi. Il tocco per Verratti. Prova a metterla sulla corsa del compagno. Cerca il pallone profondo. Traversore sventato da Hummels. Quinta. Kimmich. C'è spazio per i tedeschi lungo l'out. Occhio al traversone. Chiellini allontana il pallone. La tocca al compagno. Tackle vincente di Verratti. Pressing sul portatore di palla. Vale qui l'Italia, palla persa. Occhio a Werner. Sané. Può andare al cross. Gioco che riprenderà dunque con la rimessa del portiere. Chiellini. Marco Verratti. Palla girata sulla fascia. Berardi. Occhio Immobile. Verratti. Attenzione Immobile. Buona la parata impresa da parte del portiere. Quinta. Apre sulla fascia. Germania che viene fermata in questa azione. Marco Verratti. Barella. Cercano il buco nella difesa avversaria. Kimmich. Gnabry. Palla per Werner. A campo a disposizione. È in zona cross. Bravi qui a bloccare tutto. Perdono male palla agli azzurri. Palla per Werner. Grande recupero. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Palla buona per Müller. Pallone irraggiungibile, morbido tra le braccia del portiere. Jorginho. C'è campo per la ripartenza. Ottimo il lavoro difensivo su questo contropiede. Può andare uno contro uno col portiere. Fondamentale il difensore. Salta l'uomo, attenzione. Difesa in difficoltà. Donnarumma, attenzione, non è finita. Barella. Controlla il possesso del pallone. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Si riparte con il calcio di punizione per gli azzurri. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Seconda frazione che comincia con la Germania fin qui avanti. Gosens. Pallone per Kimmich. Goretzka. Emre Can. Ancora un passaggio perfetto. Müller. Ecco Gnabry.
Folland. Lo ferma ma non controlla. L'Italia perde palla. Goretzka. Palla importante. Si tuffa e sventa il gol. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Palla verso il centro dell'area. Bravo qui il difensore che allontana. Barella. Possesso per Insigne. Verratti. Errore di Verratti qui. Cross. Ecco Gnabry. Servito cross. Non può fallire, attenzione. Recupera un gran pallone. Folland. Intervento fondamentale in area di rigore. C'è campo per andare, attenzione. Ottima visione di gioco qui. Barella! Hanno trovato il gol del pari. Un gol che riporta il risultato in equilibrio e rende questa finale quanto mai incerta. E non credo che le emozioni siano finite qui. Azione del gol che merita di essere rivista. Contropiede micidiale, direi. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Buone qualità di palleggio quest'oggi. Gnabry. Kimmich. Bolla. Continua ad avanzare. Ha il pallone del possibile vantaggio. E si portano dunque in vantaggio grazie a questa rete. Ancora non ci crede. I compagni si complimentano con lui. Sanno che ora sono favoriti per il successo finale. C'è tempo però per festeggiare. Prima devono portare a casa la vittoria se vogliono alzare la coppa al cielo. Possiamo rivedere meglio qui l'azione precedente. Gol da dividere a metà tra l'autore del tiro e il portiere. Bravo il primo a trovare il varco giusto, meno bravo il secondo a farsi sorprendere sul proprio palo. Si ricomincia con l'Italia adesso sotto nel punteggio. Buon tackle, ha concesso la touche, la rimessa con le mani. Verratti. La gioca profonda, attenzione qui. Ha pulito l'area concedendo il calcio d'angolo. Ecco il replay del gol che ha dato il vantaggio. Possiamo ovviamente riapprezzare anche il gesto tecnico. Marco Verratti. Rientra. Immobile. Occasione. Pareggio solo sfiorato, decisivo l'intervento del portiere che ha negato la gioia del gol con una parata molto importante. Non devono abbattersi ora. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Grande intervento del portiere. Ci aspetta il calcio d'angolo. Occhio al tocco in mezzo. Azione che si chiude in un nulla di fatto. Insigne. Si aprono spazi invitanti. Difesa che recupera bene qui e blocca il contropiede. Ancora un quarto d'ora da giocare. Barella.
attacco immobile. Si libera bene qui. Ed entra in rete! Gol! Gli sono bastati pochi minuti per lasciare la sua impronta sul match. Mai cambio fu più azzeccato. La regia ci ripropone l'azione del gol, frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta la difesa. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Partita che torna in equilibrio, dunque stiamo assistendo a un match fantastico. Sarà rimessa laterale per l'Italia. Sprecano questa rimessa, un regalo agli avversari. Ci prova la Germania che vuole il gol vittoria. Cross. Passaggio mal calibrato col pallone che esce oltre la linea laterale. Berardi. Chiesa. Immobile. Gran palla qui per il compagno. Sale Insigne. Impeccabile lettura difensiva. Cross. Cross si lascia soffiare il pallone. Immobile. Mancano 5 minuti alla fine della partita. È la Germania che vuole il gol del vantaggio. Partita fin qui in parità. Thomas Müller. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Immobile. Barella. Lorenzo Insigne. Attacca l'Italia a caccia del gol partita. Insigne. Tocca per Spinazzola. Offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Barella. Guadagna metri Barella. Chiesa. L'ha messa dentro in un momento cruciale del match, quando il pareggio sembrava scritto e la sua gioia è ovviamente incontenibile. Un gol pesante destinato a rimanere nella storia che, con ogni probabilità, significa vittoria. Ecco che ci viene riproposto il replay del gol, evidenti le colpe del portiere. E beh, non ha coperto bene il proprio palo. La palla si è infilata proprio lì. Finale di Coppa Internazionale che si chiude qui con la loro vittoria ottenuta da lontano con la preparazione giusta. Sono arrivati nelle condizioni migliori all'appuntamento più importante della stagione. Mi unisco alle tue parole, Pier. Sì, ci tengo anch'io a fare i complimenti a questi ragazzi per centrare questa fantastica vittoria. Si sono dimostrati più forti di tutto e di tutti. Sono mancate le difficoltà, ma hanno saputo superarle brillantemente per ottenere una vittoria che li ripaga di tutti i sacrifici, di tutti gli sforzi fatti per arrivare ad alzare questa coppa. Del saluto al pubblico, è il momento nel quale viene mostrato il trofeo, è il momento della simbiosi perfetta fra giocatori e tifosi, fra squadra e tifosi. È meraviglioso, un momento estremamente emozionante, un tatuaggio che rimarrà nei ricordi, nella testa, nel cuore
i giocatori e i sostenitori. E lo viviamo insieme con queste immagini. Ci sono i flash dei fotografi e beh, insomma, questo è il momento della festa più sfrenata. Meraviglioso. La foto ricordo, quella che rimane sugli almanacchi. Fammela fare perché è una sensazione meravigliosa, un'atmosfera indescrivibile. Quella che rimane sugli almanacchi e che riempie ovviamente le prime pagine dei giornali, la loro...